Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno e bentrovati amici di Storytime, sono Veronica e sono qui con Lorenzo che ci parlerà un pochettino del suo lavoro, ma prima come sempre vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime ufficiale. Ciao Lorenzo, è un piacere averti qui con noi. Ciao, un piacere anche per me. È un piacere perché oggi parliamo di cinema, sei un director, filmmaker e il presidente di Cine Nomadi, quindi poi ci svelerai un pochettino tutto quanto. Raccontaci un po' il tuo percorso, cosa ti ha appassionato così tanto da farti buttare in questo mondo molto particolare? Beh, allora diciamo che tutto è nato da il fatto che quando ero piccolo ho cominciato a lavorare come videomaker, mi ero appassionato al cinema, ho cominciato con i videoclip, con video di serate, robe rap, ma anche altre robe così. E niente, poi c'era anche la passione di mio padre, che mi si è stata trasmessa in qualche maniera anche per sbaglio, perché comunque lui faceva l'attore di teatro, quindi in realtà quindi non era proprio contento che io proseguissi in questa cosa. E però insomma ho cominciato facendo tanta gavetta e da Catania, poi a 25 anni mi sono trasferito a Milano per fare il centro sperimentale di cinematografia in pubblicità e cinema d'impresa, dopo il percorso all'accademia, ma anche tanta roba da autodidatta. E niente, poi a Milano ho avuto tanti maestri che ringrazio e lì ho fatto anche dei cortometraggi, altra pubblicità, poi ho deciso di trasferirmi a Torino, poi ho fatto un po' di Avant André e praticamente insomma poi la cosa è stata che ho deciso di portare avanti tanti progetti anche di scrittura, ho scritto dei corti, dei film e da lì in poi ho deciso di continuare questo percorso, anche se poi insomma anche se sto preparando adesso dei film, la scrittura di un film, ho fatto dei corti e adesso insomma sto andando avanti su questa tornato via. A Torino sto lavorando per un'azienda come filmmaker e poi ho fondato questa associazione che si chiama Cine Nomadi, che abbiamo fatto due festival. State preparando il terzo, preparando il terzo, sì, in collaborazione con Cosmile Vision, che ci aiuta a livello produttivo, selezioneremo dei lavori, la filosofia è quella del movimento, del viaggio in generale, quindi speriamo di farlo diventare anche itinerante. Perché no? È una bellissima idea. Ma c'è un periodo in cui è fissato? Chiaramente sì. Prossima estate. Perfetto. Quello, prossima estate. Invece per i progetti personali ovviamente è tutto da capire. Tutto in divenire. Divenire, perché ho scritto un film che si chiama Bassa Marea. Che vorrebbe essere fatto ad Acidrezza, aspettando la risposta del MIBACT. Ho scritto altri progetti che sono diventati dei pitch che abbiamo vinto anche al Milano Film Festival. Complimenti. Però ovviamente come tutte le cose ci vuole tempo. 32 anni, nel senso, magari spero di arrivare a 33, di non morire a 33 come Gesù Cristo. Sicuramente, assolutamente. Anche se facendo questo lavoro molto stressante, il rischio secondo me c'è. Qual è la difficoltà più grande che incontri nel tuo lavoro? E magari se vuoi dare un consiglio a tutti i giovani che si stanno approcciando a questa professione per superare questa difficoltà? Di fare tutto, nel senso di scrivere, di girare, di montare, di farsi le ossa e di capire verso che direzione sta andando il mondo. Essere anche molto magari versatili in questo settore fa la differenza. Cioè, non è vero che se uno vuole fare il regista deve fare solo il regista, non è vero che se uno vuole fare lo sceneggiatore deve fare solo lo sceneggiatore. Questa è una fissazione tutta italiana che dobbiamo levarci, secondo me. Bisogna saper fare tutto e poi piano piano capire dove concentrarsi di più. Anche perché avendo più competenze possiamo riuscire a capire cosa vuol dire essere regista, cosa vuol dire essere sceneggiatore e quindi ci comportiamo. Sì, perché il regista in teoria dovrebbe saper fare tutto. Poi anche di magari se uno ha delle difficoltà a fare altri lavori, perché no? E risparmiare. Se vuole fare questo, io per esempio per un periodo ho fatto l'agente di rampa per i voli privati a Catania e ringrazio un mio amico Robin che fa il rapper che mi ha portato a fare questa cosa, ho risparmiato dei soldi, sono tornato su e
adesso faccio quello che voglio di nuovo. Poi non so se è quello che farò per sempre, però... Vabbè, per ora, esatto, per la ora, tua strada è quella. Per ora è così. Ma è vero che il filmmaker, scusami, il videomaker comunque è una delle figure più odiate nel settore? Perché magari cerca... Boh, mi hanno spiegato questo, che tendenzialmente fanno tutto... Non c'è una vera produzione dietro, nel senso, non come una produzione cinematografica con ogni figura specializzata. Quindi, ma magari allora, un pochettino. Io ho fatto ovviamente anche solo il regista per produzioni. Il discorso è che non puoi pensare che ci sia sempre il budget. Mi è capitato di, per esempio, di fare la coregia con un regista di Torino, una casa di produzione Black Food Video, e lì eravamo 20-30 persone. Però era un progetto di un corto che poi, insomma, diventerà, si spera, un film. Fare un crowdfunding, ma lì c'era un investimento, no? Altre volte l'investimento non c'è, spesso in pubblicità questa cosa non si può fare, e quindi bisogna oggettivamente organizzarsi. Eh beh, certo. Il progetto più interessante che hai realizzato a livello di cortometraggio, di pubblicità, di qualsiasi cosa? Il progetto a cui sono più legato è sicuramente I Catch You, che è un cortometraggio che ho tratto da un racconto di un mio caro amico che purtroppo non c'è più, si chiama Gianluca Vittorio, e abbiamo girato i festival parecchio con quel, con quel corto là. E poi da lì avevo già fatto altri due corti, Là dove c'è troppa luce e CT Duel, e vorrei fare una serie che si chiama Miss City su questa cosa qua. Poi ho fatto Pulp Sicily Stories, che è un progetto che in realtà poi si è fermato, ed erano quattro corti che diventavano insieme una serie TV insieme ad altri registi, e con quello abbiamo vinto il Tres Film Festival a Milano. Quello su cui sono concentrato adesso è fare altri progetti miei di scrittura. Quello più importante sicuramente è questo Bassa Marea che sto, Certo. che sto cercando di scrivere, che racconta di pescatori che si rimangono bloccati ad Acitrezza, insomma succedono tante cose, e poi c'è una creatura misteriosa che li aggredisce. E questo spero che in qualche maniera riuscirò un giorno a farlo. Detto questo, credo che veramente la cosa più importante sia riuscire ad appuntare, a segnare, a memorizzare ogni cosa e a muoversi. Per questo ho voluto fondare l'associazione Cinenomadi, perché secondo me in questo periodo stanno succedendo tante cose particolari. E l'abbiamo fondata nel periodo appunto del Covid. Tutti noi artisti oggettivamente, o presunti tali, siamo molto, fra virgolette, esauriti, in difficoltà. E quindi l'associazione, di cui ancora dobbiamo fare il tesseramento, eccetera, vuole anche essere in qualche maniera un punto di riferimento, un punto magari di riferimento nel futuro per chi vuole fare questo mestiere così complicato. Ah, perfetto. Allora io ricordo molto volentieri i contatti. Troviamo il sito www.cinenomadi.it, così ti contattiamo senza problemi. I tuoi contatti personali: Lorenzo Mannino, mi raccomando, su Facebook e su Instagram con la Y nel cognome al posto della I. Ti troviamo senza problemi. Lorenzo, ti faccio un enorme in bocca al lupo, complimenti per quello che fai, è stato un piacere parlare con te. Ok, grazie a voi, buona giornata. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, Evoluzione Radio.